Onorevoli colleghi, la gente oramai ha paura ad uscire la sera. Lei vuole favorire la negritudine, come in Francia, ma noi possiamo farne a meno. Come idea è demente, perché è dei paesi sottopopolati che vogliono nuova popolazione. Sarebbe l'ultimo colpo per consentire l'accesso a tutti, migranti e clandestini. Io non sono mai stato di destra, ma non sto con una sinistra che fa ministro la Kyenge. Leggo che la Kyenge e la sua consigliera Livia Turco vogliono le quote riservate agli immigrati nella società. Siamo alla demenza. La Turco non sa niente di niente. Senatore, io la pregherei di avere un linguaggio rispettoso del Ministro della Repubblica e delle persone coinvolte, grazie. Certo. E la prego anche lei, senatore Candiani, di rispettare l'Aula, grazie. Certo, certo, prego. Provvederò subito. La Turco non sa niente di niente, la Kyenge non è qualificata, va bene la parola qualificata. Per questo incarico molto delicato, la Kyenge non sa cos'è l'integrazione. Non sa niente di niente, vuole favorire la negritudine come in Francia, ma noi non possiamo farne a meno. Allora, sa perché questo, Presidente? Perché a dire queste parole non è il barbaro leghista Bitonci, no? Presidente del gruppo del Senato, ma è Giovanni Sartori, che è un vostro politologo. Perché è un politologo di sinistra, considerato uno dei massimi esperti di scienza politica a livello internazionale, con attivo diverse collaborazioni con università. E poi passiamo invece a un altro che non può essere considerato certamente politologo di sinistra, né uno scrittore di sinistra, perché scrive sul Corriere della Sera, ed è Panebianco. Un articolo di ieri, troppe ipocrisie sugli immigrati. La richiesta di Matteo Renzi di inserire la riforma della Bossi-Fini fra i temi del contratto di governo, al di là delle motivazioni del neosegretario del PD, potrebbe essere un'occasione da cogliere per dare basi più razionali alla nostra politica dell'immigrazione. Dobbiamo solo limitarci a tamponare e contenere i flussi migratori, o abbiamo bisogno di intervenire più attivi e soprattutto più selettivi? Una domanda che diventa possibile se si lascia alle spalle le ambiguità, le ipocrisie che hanno fino a qui dominato il campo. Le ambiguità dipendono dal fatto che sembriamo incapaci, a causa di certe sovrastrutture ideologiche, di decidere una volta per tutte a quale criterio appendere la politica dell'immigrazione, la convenienza oppure l'accoglienza. Le ragioni della convenienza sono note. Abbiamo bisogno di contrastare l'invecchiamento della popolazione, abbiamo bisogno, almeno se la ripresa economica, come si spera, prima o poi arriverà, di forza lavoro aggiuntiva e di nuovi consumatori, ma queste ragioni, ispirate alla convenienza, ne vengono sovente aggiunte altre di diversa natura, di ordine umanitario, le ragioni dell'accoglienza. I piani si confondono, rendendo impossibile fare scelte razionali. L'appello all'accoglienza ha una chiara origine ideologica. E allora vedete, questo articolo di Panebianco, che come ripeto non è stato scritto da un leghista, è un articolo che va a pennello con quello che volete approvare oggi, che è un provvedimento vergognoso, e voi invece di lavorare su quello che sarebbe l'ambito della creazione di nuove carceri, la possibilità per i detenuti di scontare, soprattutto stranieri, la pena nel paese d'origine, voi che fate? Abolite con un emendamento
dei cari colleghi del Movimento 5 Stelle il reato di clandestinità. Reato di clandestinità che è stato fortemente voluto dal nostro governo e dal ministro, l'ex ministro Maroni. In realtà questo reato di clandestinità era stato praticamente disapplicato dai vostri giudici, perché ogni volta che si presentava l'occasione, ne abbiamo visto in molti casi, soprattutto all'inizio anche nel Tribunale di Genova, ha disapplicato il reato di clandestinità in base a queste normative di diritto internazionale che prevedono l'accoglienza e tutta una serie di questioni che ovviamente non fanno che, come le dichiarazioni del ministro Kyenge, portare invece in tutto un'altra situazione. Le dichiarazioni del ministro Kyenge, purtroppo, io voglio ribadirlo in maniera chiara e forte in quest'Aula, non fanno nient'altro che richiamare nel nostro territorio centinaia, migliaia di disperati. Signor Presidente, da gennaio sono arrivati mille clandestini in soli 15 giorni nel nostro territorio. L'anno scorso più di 10.000, una città, cioè una città nuova ogni anno di clandestini che dobbiamo mantenere. E quindi noi non possiamo assolutamente sopportare questo che è stato fatto, questo emendamento del Movimento 5 Stelle, un emendamento che contrasteremo oggi con una dura opposizione, che continueremo a fare oggi in aula. Questo è un provvedimento che nasce dalla volontà e dall'esigenza del governo e della maggioranza di affrontare, ma non risolvere, quello che è il problema, come dicevo prima, del sovraffollamento delle carceri. Lo affronta ma non lo risolve, proprio perché con questo provvedimento non si dà una risposta né certa né esaustiva a un problema che è sì un problema reale, un problema serio, e che rispetto a questo testo noi contestiamo le modalità e contestiamo duramente anche le soluzioni che sono state proposte. Questo lo diciamo subito, questo è un provvedimento inutile, avete perso settimane in commissione, avanti, indietro, Camera e Senato, ma questo è un provvedimento completamente inutile che non avrà nessun risultato ed è innanzitutto e soprattutto fortemente dannoso, proprio perché nella sua applicazione vi sono alcuni principi che vengono fortemente minati. Vi sono alcuni principi, alcuni valori, signor Presidente, anche di natura costituzionale, che vengono peggiorati, e mi riferisco in modo particolare al tema della sicurezza delle nostre città, anche delle città del nord, purtroppo, perché se lei fa un giretto per Padova, per la mia città, in alcuni quartieri, lei capisce che i problemi legati al reato di immigrazione clandestina, i problemi legati a chi fa lo spaccio degli stupefacenti, chi lavora attorno al mondo della prostituzione clandestina, tante volte anche minorile, capisce come questi provvedimenti siano dei provvedimenti assolutamente inutili in questo campo. Per i cittadini questo della sicurezza è un cardine fondamentale, e questo, come dicevo, oltre a danneggiare e peggiorare fortemente la sicurezza, mina anche un altro principio, signor Presidente, che è fondamentale, che è quello della certezza della pena, perché questo è un principio disapplicato, e che è quello della effettività e dell'efficacia della pena, e questo ne lede fortemente con questo strumento. È un provvedimento dannoso e sbagliato,
Rispetto a questo, come ho detto, faremo oggi una durissima opposizione, anche domani ed a oltranza. Porremo in essere tutti gli strumenti possibili per bloccare questo infausto provvedimento, e che non è in realtà uno salvacarceri, ma deve essere chiamato con il suo nome, che è il salvacarceri, ancora meglio il salva delinquenti, perché questo è un provvedimento, Presidente, che salva i delinquenti. Perché vede, non esistono delinquenti di serie A, di serie B. Per noi della Lega non esiste la microcriminalità, esiste solo la criminalità. E con questo provvedimento si mandano fuori centinaia e centinaia di criminali dalle carceri. Anche quello dell'impunità della legge su chi commette reati è di particolare allarme sociale, perché non si può assolutamente nascondersi dietro a questo. Non può essere solo, come alcuni dicono, un problema di allarme sociale, però in effetti questi reati sono reati minori. Vede, Presidente, quando lei esce da questo palazzo, magari non ha la scorta o la macchina e gira per la sua città, e magari le si avvicina una persona, le strappa la borsetta, cade per terra e magari batte la testa. Cioè questi tipi di reati non possono essere derubricati come reati minori, questi sono veri reati e non provocano solamente un problema sociale di allarme sociale. Questi sono reati che vanno combattuti con le stesse misure con cui si combattono tutti i reati predatori e che colpiscono le nostre popolazioni. Reati, tra l'altro, che stanno aumentando, e questi sono i dati soprattutto in questo momento, e quindi il riferimento non a poco anche a questa immigrazione clandestina. Mi riferisco in modo particolare, ad esempio, al furto in abitazione, alla truffa, alla ricettazione, allo stalking, e qui parlo alle donne, non solo le donne, anche i maschi, allo stalking di cui si è parlato abbondantemente in questo Parlamento, che questi sono reati gravissimi, rispetto ai quali, approvando questo provvedimento, si manda esternamente, signor Presidente, un messaggio drammatico. Commettete tranquillamente dei reati, commettete tranquillamente reati di grave allarme sociale, tanto vi sarà la possibilità di non pagare e di non scontare la pena in carcere. Questo provvedimento rappresenta due fatti. Rappresenta una resa incondizionata dello Stato di fronte alla criminalità, in un momento in cui lo Stato deve e dovrebbe porre in essere misure per contrastare quei fenomeni di criminalità che sono dirompenti per le nostre famiglie e le nostre città. Stato che manda in questo caso però un messaggio completamente diverso, un messaggio sbagliato, un messaggio di resa, di abbandono, della necessità di garantire l'incolumità dei nostri cittadini. E lancia un altro messaggio sbagliato, che è la certificazione e la prova provata del fallimento di tutte le misure che sono state adottate negli ultimi anni, e in particolare mi riferisco dal 2006 in poi a quell'indulto che la Lega Nord non ha votato, cari colleghi del Movimento 5 Stelle. Noi siamo stati gli unici che non hanno votato l'indulto, e dopo due anni i 20.000 scarcerati sono tornati tutti quanti a riempire le patrie galere. Da 25.000 siamo arrivati a 60.000. Problema che non è stato assolutamente risolto, e i dati sul sovraffollamento delle carceri e questo provvedimento non lo risolverà assolutamente. La vostra è una soluzione iniqua, pagheranno per questo i cittadini onesti, purtroppo, che da domani vedranno circolare
liberamente per le strade ladri, scippatori, perché è di tutta evidenza che è un'illusione che approvando un provvedimento di questo tipo si possa mantenere i condannati al loro domicilio. Oggi sappiamo che i rappresentanti delle forze dell'ordine lo denunciano tutti i giorni e qua avreste dovuto intervenire in questo campo, cercando di garantire e di aumentare le dotazioni dei nostri carabinieri, della nostra polizia, anche dei nostri sindaci che in questo campo fanno delle battaglie anche personali. E avete sottratto con i vostri provvedimenti risorse, mezzi, pattuglie a quella che è una funzione fondamentale, unica ed esclusiva delle forze dell'ordine, di quella di garantire la sicurezza dei nostri cittadini. La soluzione deve passare attraverso la realizzazione di strutture e qui devo dire che l'ex ministro leghista Castelli aveva iniziato un piano di edilizia carceraria che purtroppo, devo dirlo e questi sono i dati, è stato bloccato dai governi successivi. Molto criticato, ma se fosse stata seguita questa linea non avremmo dovuto vedere queste schifezze, queste nefandezze di questi provvedimenti che mandano i delinquenti fuori per strada, ma avremo delle carceri dove mettere dentro i delinquenti, perché signor Presidente i delinquenti devono stare dentro le carceri, dentro le carceri. E anche una cosa che non è stata fatta, anche se devo dire che la Lega Nord l'ha suggerita da sempre, e questi famosi accordi bilaterali. L'unico che ha fatto degli accordi bilaterali nel caso per combattere la clandestinità, per combattere questa migrazione di massa di questi disperati che arrivano dai paesi del Nord Africa, è stato il nostro ministro Maroni, che è stato l'unico che è riuscito a bloccare migliaia e migliaia di disperati che arrivano ogni giorno sulle nostre coste. Ma signor Presidente, non ha bloccato solo questi disperati. In realtà con questi provvedimenti, con questi accordi internazionali fatti con i paesi del Nord Africa, e tutti se ne ricordano bene, abbiamo evitato anche centinaia di morti. Centinaia. Questa è l'ipocrisia di questo centrosinistra, che vuole aprire le porte all'immigrazione clandestina. Non siete riusciti a evitare i morti e voi avete la responsabilità diretta di quello che è successo. Non a chi vuole delle pene più dure e chi vuole bloccare sulle coste la partenza di queste navi di disperati. E quindi noi diciamo la galera, le galere e le pene per questi 60% in alcune prigioni del nord. Ci sono in alcune prigioni del nord ben il 60% dei detenuti sono di origine straniera, sono extracomunitari, molti anche comunitari, anche qui devo dire che grazie al governo Prodi nel 2007, mentre alcuni paesi hanno fatto degli accordi come la stessa Germania o l'Inghilterra, una moratoria per l'ingresso di alcuni cittadini comunitari, mi riferisco ai rumeni, in particolare ai rumeni, noi abbiamo aperto le porte e quindi nel 2007 sono arrivati migliaia e migliaia di rumeni con un effetto, e questo lo può attentamente verificare perché è stato lo stesso capo della polizia rumeno, che ha dichiarato che nel 2007 sono diminuiti del 18% i reati. Stanno terminando i 20 minuti. Sì, la ringrazio. E siamo all'opposizione, penso che cerchiamo di dire anche noi la nostra su questo vergognoso provvedimento. E un sacco di persone vostre iscritte, tranquillo. Grazie, ma noi abbiamo tempo, stiamo qua anche venerdì, sabato, domenica. Perfetto, intanto concluda nei tempi come le sono stati assegnati. Grazie. Prego. Presidente, concludo il concetto perché è molto importante. Nel 2007 il Presidente, il capoquestore, il capo della polizia ha dichiarato che in Romania il
i reati, soprattutto quelli più gravi, quelli predatori, sono diminuiti del 18%. Sapete perché? Perché questi sono venuti tutti a delinquere a casa nostra. Questa è la realtà. E allora quando si fanno queste operazioni, quando si aprono, e concludo, si aprono i confini nazionali, si fanno entrare tutti, avanti tutti, venite in Italia, sono stati ritrovati perfino dei volantini in giro con senatore, concluda la frase, la prego. Venite in Italia, che qui c'è tutto, vi diamo l'assistenza, vi diamo da mangiare. Ecco, anche questo, ma non lo dico. Vi diamo tutto. C'è una responsabilità diretta, signor Presidente, e questa responsabilità va sul ministro Cancellieri, ma soprattutto su chi ha voluto un ministro inutile, inefficace e il peggiore forse ministro della Repubblica che ci sia mai stato, come il ministro Chienge.